bene, questa piccola Alfa Spider si guida benissimo. Ha un piccolo motore 2 litri, una carrozzeria leggera ed è agile in uscita dalle curve. Lo sterzo è pronto e preciso. Non ha il servosterzo, ma una buona comunicazione con le ruote anteriori. Ricordate che è a trazione posteriore, quindi bella reattiva. Mi piace la sua italianità. Ricordate sempre, quando guidate una sportiva italiana, di guardare gli indicatori. Hanno queste linee eleganti. E anche qui sopra, è tutto in italiano. Lo leggo come il pagino. Benzina, pressione dell'olio e temperatura dell'acqua. Non chiedetemi di ripeterlo, ma è venuto bene, vero? E poi c'è la leva del cambio. È un lungo grosso bastone per cambiare le marce. Ti fa sentire che stai guidando una gran macchina. Mi piace. Una Spider in ottime condizioni può valere fino a 6.000 sterline. Questa si vende alla metà, 3.000, ma le occorre qualche lavoretto. C'è un problemino al motore e altri difettucci come il buco nel pianale che Ed dovrà sistemare. Ma è una buona, onesta macchinetta. Me la sono spassata guidando la nostra Alfa verso l'officina. Tettuccio giù, vento fra i capelli, i passanti che mi salutano o forse mi prendevano in giro per l'orrenda verniciatura. È in pessimo stato e qui lo stile conta. Devo provvedere. Mi semplificherò la vita partendo dall'ammaccatura davanti e quindi smonto il paraurti. Se possedete una sportiva bassa e slanciata, avrete familiarità con le ammaccature da parcheggio come quella sul paraurti dell'Alfa. Capitano un po' troppo spesso. La cosa frustrante è che l'ammaccatura in sé è facile da aggiustare, ma indovinare la verniciatura è tutta un'altra storia. Ecco l'ammaccatura sul davanti dell'auto e ne ho notata anche un'altra più piccola qui. Ci metterò dello stucco per cominciare, poi naturalmente il fondo e la vernice, ma prima magari provo a spingerla in fuori perché ho facile accesso. Ora che il paraurti è smontato, posso fare pressione da dietro. Serve pochissima pressione, l'acciaio è tenerissimo. Bene, è quasi tutto ritornato fuori, ma devo riempire l'ultimo pezzetto con lo stucco e per farlo serve una buona mano. Per lo stucco le solite dosi, una pallina da golf di questo più un cecio di indurente. Ora è bello duro, posso iniziare a carteggiare. Forse dovrei fare un altro paio di passate, ma è già bella uniforme e posso dare il fondo. Naturalmente ho fatto lo stesso anche con quest'altra ammaccatura. Mentre lo facevo, ne ho trovato un'altra ancora. Cose che capitano se lavori sulla carrozzeria di un'auto d'epoca. Trovi ammaccature un po' dovunque. La cosa da fare è trattarle subito, una ad una. Uso progressivamente carta vetrata sempre più fina affinché lo stucco formi una superficie più uniforme possibile. Se usassi carta troppo ruvida, la vernice si raccoglierebbe nei microsolchi che si formano. Le ammaccature stanno sparendo, una mano di fondo e sono pronto per il lavoro grosso, la verniciatura dell'anteriore. Mi sono occupato di tutte le ammaccature, ma questa vernice sull'anteriore dell'auto è un vero incubo. Vedete, su entrambi i parafanghi ci sono delle bolle e se passiamo al cofano è anche peggio. Ci sono migliaia di piccole vesciche causate dall'umidità che è entrata nella vernice. Spero che sia solo la mano superficiale, perché l'unico modo di eliminarle è carteggiare di nuovo. Se riesco a fermarmi allo strato di fondo sarà un'ottima cosa. Se è più profondo dovrò riportarla al nudo metallo e sarà un guaio. L'unica buona notizia è che il resto della vernice è in buone condizioni e posso cavarmela con una spruzzatina su parafanghi, cofano e in questa parte. La prima fase del lavoro è togliere il resto delle cromature. L'auto ha linee snelle e aerodinamiche. Per creare tale effetto i produttori hanno eliminato curve e angoli antiestetici usando protezioni cromate e fissaggi nascosti. Quindi su un'auto della sua età si passa un sacco di tempo smontando tutti i pezzi lucenti e a capire come si tolgono i fari. Bene, è finalmente il momento di attaccare la carrozzeria ed eccoci qua. Come vedete, le bollicine di vernice stanno venendo fuori. Devo carteggiarle finché non saranno sparite del tutto. Ma se lo faccio con questa ci vorrà un'eternità, quindi userò una levigatrice orbitale, detta anche ad azione duale, che è più veloce. E fa anche molta più polvere, quindi metto la maschera. Questa levigatrice crea un effetto di levigatura casuale, quindi non si creano linee visibili che possano rovinare un decente lavoro di verniciatura.
Devo eliminare quelle piccole bolle di vernice, ma evitando la faticata di riportare l'auto al nudo metallo. È ridotta peggio di quanto pensassi e temo che dovrò andare più a fondo dello strato superficiale. Ci sono dei pezzi su cui sarò costretto a passare la carta vetrata perché la macchina non entra in questi spazi o sono troppo vicini alle linee di chiusura. Temevo che dovessimo affrontare una riverniciatura completa, ma ora so che ce la caveremo riverniciando solo l'anteriore, che ci costerà circa 800 sterline, un risparmio di 1000 rispetto a una riverniciatura completa. Dopo una giornata a carteggiare, la Spider è pronta per essere riverniciata, ma prima devo infilarmi sotto il cofano per affrontare un altro dei problemi dell'Alfa. La nostra Spider è una piccola grande sportiva ed è stato uno spasso portarla in officina, ma ci sono dei problemi nel modo in cui cammina. È stata dura accenderla, ho dovuto armeggiare parecchio con l'aria e poi, ad un certo punto, si spegneva ai semafori. Pare che cammini un po' a fatica. Può darsi che i carburatori non siano tarati bene. In realtà ho ficcato il naso nel vano motore. E ho notato che ci sono i supporti di gomma tra il carburatore e il collettore che in pratica sono tutti rovinati, lesionati, e l'aria ci si infila e crea umidità. Credo che sarà una riparazione semplice, devo sostituire questi supporti di gomma, ma ovviamente c'è un intoppo, come sempre, e dovrò smontare tutto questo per arrivarci. Il collettore fa parte del sistema di raffreddamento che è pieno d'acqua. Lo dovrò far spurgare per smontare un pezzo così importante. Bene, ecco il collettore appena estratto dall'Alfa. Come vedete, i supporti di gomma sono ridotti molto male, sono spaccati e si può infilare un cacciavite in questo spazio. Ecco un'unità sostitutiva, ovviamente in ben migliori condizioni. Come vedete, è tenuta da due bulloni. Ne abbiamo due per ciascuna, perciò sono 1, 2, 3, 4 su questo lato e anche altri 4 sul lato inferiore. Mi preparo a inserire i nuovi supporti sul collettore. È essenziale eliminare la vecchia guarnizione per lasciare la superficie di contatto perfettamente pulita, quindi una bella grattata con una lama e il metallo è pronto per il silicone sigillante. Le guarnizioni di carta sono sistemate. Un altro strato di sigillante e siamo pronti per i nuovi pezzi. Bulloni sopra e sotto e il collettore rimesso a nuovo è pronto per tornare in pista. Una volta che il collettore è ben fissato al suo posto, riconnetto tutti gli accessori. Se ci si imbatte in parti sfilacciate come queste, è un'ottima idea sostituirle una ad una. Farà risparmiare tempo e denaro alla lunga. Bene, vediamo se i nuovi supporti di gomma hanno fatto la magia. Sono davvero impressionato. Gira così dolcemente e non è ancora calda. A proposito, devo riscaldare l'acqua, quindi riempirò il radiatore. Rimetto il coperchio tappo ed è pronta per la strada. La nostra Spider è una decappottabile che regala il piacere del vento fra i capelli, ma purtroppo anche il vento sui piedi in questo caso. Mike mi ha fatto notare che su questo lato il pianale è crivellato di buchi e mi ha sollecitato, perciò vediamo quanto è messa male. Beh, non è terribile, ma ci sono due zone che mi preoccupano. Credo che la metterò sulla pedana, un po' più su, e vedrò che aspetto ha vista da sotto. Purtroppo quest'auto somiglia a un formaggio svizzero. Vedo che ci sono buchi qui e qui, e c'è un tappo di scarico, di cui non capisco l'utilità, e ha buchi tutto intorno. Il metallo è sottilissimo. Qualcuno ha cercato di sollevare l'auto da qui, perché è tutta sfondata. Su questo lato della trave e del telaio ci sono ancora più buchi. Un'altra disdetta. Ora dovrò sostituire tutta quest'area del sottoscocca. È troppo sottile e bucherellata. Per questo lavoro, tutto sta nell'accesso. Dovrò tagliare e saldare, quindi mi serve spazio. Il che vuol dire che smonterò lo scarico e leverò di mezzo anche lo scudo termico.
Ecco un giocattolo per adulti. È come un taglio plasma, un saldatore MIG. Usa un arco per riscaldare il metallo, diventa incandescente e scioglie l'acciaio. Quindi l'aria compressa spazza via l'acciaio fuso verso l'esterno e in pratica si produce un buco. Avrete sentito l'espressione come un coltello nel burro? Questa è una pistola a spruzzo nel burro. È un giocattolino pericoloso, quindi sono essenziali guanti e maschera da saldatore. Prima di saldare il pannello devo ripulire i bordi del foro e il miglior modo è un cuscinetto imbottito su una smerigliatrice angolare. Ho ricavato una sagoma e il pannello viene tagliato da una lastra nuova di acciaio. La saldatura a resistenza e la rifinitura di una sezione così grossa di pianale equivalgono a un pomeriggio di lavoro di un meccanico, quindi se non siete sicuri della saldatura, è una buona idea tirar fuori 120 sterline e affidare il lavoro ai professionisti. Bene, saldatura finita. L'ho smerigliata al massimo. Ora ho il pianale solido e sembra nuovo, anche un po' meglio. Quel che resta da fare è passare una bella mano di coprente protettivo, del sigillante e poi riassemblare. Ho portato la nostra Spider da Dick perché merita che un professionista faccia il lavoro. Ha avuto un'infinità di problemi con la vernice in passato e non le renderei giustizia nella mia officina. Ci sono alcune cosette da fare in preparazione della verniciatura. Dick sta sgrassando i pannelli con un panno apposito. Potrei stare a guardare, ma credo che dovrei dare una mano. Dick rivernicia auto da molti anni, è un vero professionista e realizza lavori di alta qualità. Stavolta darà a parafanghi e cofano una bella mano di vernice. Invece che perdere ore e ore di tempo coprendo il vano motore, possiamo cavarcela verniciando il cofano mentre è montato. Dobbiamo solo assicurarci che la vernice non vada a finire sul motore e, naturalmente, che la polvere, dal vano, non vada a posarsi sulla vernice nuova. La soluzione è mascherare le linee di chiusura e poi ho usato una cosa geniale. Nastro adesivo a bordi sfumati. Fa due cose. La prima dà alla vernice contorni sfumati, ma funziona anche come paraspifferi e impedisce alla polvere di uscire dal vano e alla vernice di entrarvi. Come molte classiche, l'Alfa è stata riverniciata più volte ai suoi tempi. In realtà, in origine era blu. Per ottenere il miglior risultato possibile, staremo molto attenti a come trattare le diverse aree della carrozzeria. Il nudo metallo ha bisogno di attenzioni speciali. Ecco, stiamo verniciando, ma solo in certi punti. Le parti in metallo hanno bisogno di uno strato di fondo, così che la vernice vi aderisca bene. E non è la sola precauzione per ottenere un bell'effetto. I vari strati davanti potrebbero reagire al processo di verniciatura, così quando Dick avrà finito col fondo, passerà sull'intera area uno strato isolante, creando una zona uniforme su cui posare altro fondo e colore. Il primo strato è l'isolante chiaro. È un liquido, un po' tipo colla vinilica per sigillare il legno. Così, messa sull'auto, la inumidisce, ma non ne cambia il colore. Naturalmente è anche molto tossica, perciò indosso la maschera. Lo strato di isolante che ho dato si è asciugato e Dick dà la prima mano di fondo. E questo ci libererà da quell'orribile vecchia vernice blu e rossa e avremo un bel grigio uniforme. Ci vorranno alcune passate e io sto qui, guardo e imparo. Ci vorranno 10 minuti perché si asciughi, poi si passa alla mano successiva. Dick ha ancora qualche mano di fondo da dare. Una volta fatto, lasceremo che si asciughi tutta la notte e saremo pronti per la vernice. Il nostro strato di fondo è bello compatto. È stato spianato per renderlo uniforme per le altre applicazioni, quindi si è creata della polvere.
Abbiamo rimosso le mascherature per evitare contaminazioni. Ora Dick passa un panno apposito affinché non restino residui sulla vernice. Quindi mascheriamo di nuovo e poi il panno giusto e siamo pronti per la mano definitiva del colore alfa, che ovviamente è il rosso. Dick rivernicerà solo l'anteriore e uniformerà il colore con le portiere, ma prima di andare avanti deve assicurarsi che sia la giusta sfumatura e che corrisponda al rosso del posteriore. Ogni auto ha un colore codificato, spesso segnato sulla piastra del telaio, ma lui prenderà anche dei campioni del retro per centrare il colore preciso. Non è certo una cosa che si possa fare da soli, perché la vernice è molto, molto tossica. Ecco perché siamo in una cabina speciale, che tiene la polvere lontana dalla vernice, ma soprattutto ne elimina ogni eccesso attraverso vari filtri, mandandola all'esterno. Per questo ho la maschera con respiratore e tutti e due indossiamo speciali equipaggiamenti. Bene, Dick ha steso la prima mano, ed è una mano leggera, per cominciare. In tutto saranno 3, forse 4, e a quel punto avremo un delizioso, sensuale rosso. Esistono 2 tipi di vernice da usare, una alla cellulosa e una ai bicomponenti. Dick usa la seconda, che è molto più resistente come copertura e conserva più a lungo la brillantezza. Tutta questa riverniciatura mi costa 835 sterline e ne sono soddisfatto. È quella definitiva? Hai finito? Sì, è l'ultima mano. Fantastico, grazie mille. Hai fatto un lavoro magnifico, come sempre. Una volta che si sarà asciugata, potrò riportarla in officina e rimettervi le cromature. Avrà un aspetto davvero favoloso. Mi assicuro di non danneggiare la verniciatura. Uso questi panni per appoggiare le cromature mentre le sistemo. Non vogliamo graffi. Il cromo si abbina benissimo con il rosso della carrozzeria e le dà un'aura di fascino. Mi sono ricordato di tenere da parte tutti i singoli accessori. Tanti restauri sono stati ritardati dall'attesa di pezzi difficili da trovare, ordinati da importatori italiani. Do alle cromature una bella ripulita prima di rimontarle. È molto più facile arrivare in tutte le piccole fessure. Dell'acqua saponata calda e un lucido speciale per metalli funzionano sempre. L'alfa sta riprendendo vita, ma devo ancora sistemare quei fari. Una volta montata la griglia col logo, saranno il mio prossimo obiettivo. Ecco i fari della nostra Alfa Romeo. Si tratta di un'auto con guida a sinistra, costruita in Italia. In Europa e nel resto del mondo si guida sul lato destro della strada e i fari sono progettati per illuminare il lato destro della carreggiata e non abbagliare le auto in senso contrario. Ora va benissimo, ma noi inglesi siamo speciali, guidiamo a sinistra e così questi fari illuminano il traffico in senso contrario. Per sistemarli dovrò usare nuovi proiettori sigillati, progettati per le strade inglesi. Noi guidiamo a sinistra, quindi le luci puntano a sinistra, rendendo la guida sicura. Si riconoscono per la piccola freccia sul fondo della lente. Una volta sostituiti i vecchi fari con i nuovi, l'Alfa è pronta per la strada. Almeno in questo paese. Questi fari di ricambio sono ancora in produzione, ma dovete trovare un fornitore specializzato. Ho messo l'Alfa sul ponte sollevatore e ho rimosso la ruota anteriore per avere accesso. Ho fissato le nuove unità e ora arriva la parte geniale. I fari sono ora in posizione, ma potrebbero non essere ben allineati ed è fondamentale che lo siano. Di solito nel garage parcheggiate la macchina contro una parete piatta, la illuminate con i fari e li sistemate a occhio. Oppure la portate in officina perché ve li fissino nell'esatta posizione. Se invece siete così fortunati ad avere un regolatore di fascio, potete farlo con precisione da voi. Per prima cosa, ecco il regolatore centrato sul faro. Ho acceso le luci e faccio le verifiche. Il fascio di luce illumina una lente che è proiettata su un piccolo grafico. Vedo subito che il mio faro punta troppo in basso e anche troppo in direzione del traffico contrario. Mi preoccupo di aggiustare la posizione della lampada con viti calibrate e ricontrollo il grafico sul regolatore. E mi conferma che ora la calibratura è perfetta. La nostra Alfa Romeo è finita! Beh, non c'erano troppi lavoretti da fare, ma erano tosti e se non fosse stato per l'aiuto di Dick, non staremmo ammirando questo trionfo dello stile italiano. Posso affermare con orgoglio che quando sarà in strada non riceveremo sguardi imbarazzati, ma solo di ammirazione.
nostra Spider è davvero un affascinante decappottabile. Ed è tornato indietro nel tempo e ne ha tirato fuori una classica spettacolare che circolerà felice sulle nostre strade per molti anni ancora. Ho trovato quest'auto grazie a un annuncio su un giornale locale e ho avuto la fortuna di pagarla 2200 sterline. C'erano dei problemi, ma non sarebbe un affare a quattro ruote senza Ed che sguaina le chiavi inglesi. Il primo lavoro è far sì che il suo piccolo rauco motore giri regolarmente cambiando i supporti del collettore. Quindi Ed si è gettato carponi per saldare il buco nel vano poggiapiedi. Una volta resa a tenuta stagna, l'auto è stata spogliata dalle parti cromate, poi Ed ha carteggiato la carrozzeria e ribattuto un orribile bozzo sul muso. La vernice sul davanti è perfetta, non si nota affatto dove si unisce alla vecchia, quindi si è trattato solo di dettagli di rifinitura, tipo lucidare il cromo e adattare nuovi fari all'inglese. Che bella! Ma quanto abbiamo speso? I supporti in gomma del collettore sono costati 47 sterline. La saldatura, nulla. L'ammaccatura è andata via con un tubetto di stucco da 5 sterline. E qui arriva il conto salato, 835 sterline per la riverniciatura. Ma le vale tutte. I nuovi fari sono costati solo 38 sterline. Ricordiamo che l'auto mi è costata 2200 sterline, quindi il nostro totale è di 3125 sterline. La nostra Spider è davvero un affascinante decappottabile. Ed è tornato indietro nel tempo e ne ha tirato fuori una classica spettacolare che circolerà felice sulle nostre strade per molti anni ancora. Ho trovato quest'auto grazie a un annuncio su un giornale locale e ho avuto la fortuna di pagarla 2200 sterline. C'erano dei problemi, ma non sarebbe un affare a quattro ruote senza Ed che sguaina le chiavi inglesi. Il primo lavoro è far sì che il suo piccolo rauco motore giri regolarmente cambiando i supporti del collettore. Quindi Ed si è gettato carponi per saldare il buco nel vano poggiapiedi. Una volta resa a tenuta stagna, l'auto è stata spogliata dalle parti cromate, poi Ed ha carteggiato la carrozzeria e ribattuto un orribile bozzo sul muso. La vernice sul davanti è perfetta, non si nota affatto dove si unisce alla vecchia, quindi si è trattato solo di dettagli di rifinitura, tipo lucidare il cromo e adattare nuovi fari all'inglese. Che bella! Ma quanto abbiamo speso? I supporti in gomma del collettore sono costati 47 sterline. La saldatura, nulla. L'ammaccatura è andata via con un tubetto di stucco da 5 sterline. E qui arriva il conto salato, 835 sterline per la riverniciatura. Ma le vale tutte. I nuovi fari sono costati solo 38 sterline. Ricordiamo che l'auto mi è costata 2200 sterline, quindi il nostro totale è di 3125 sterline.